E alla fine poi la gente si esaspera, no? Questo non si può consentire. Noi siamo per difendere lo stato sociale di questo paese. Va bene, siamo ansiosi di sentire l'intervento del leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. L'onorevole Casini arriva in forma smagliante, si presenta in modo simpatico, brillante, con la consueta schiettezza che lo contraddistingue. Come mia figlia, sai, come mia figlia, sono vecchio. Sì, ciao. Saluti, sono vecchio, ragazzi. Siamo, buonasera, buonasera. Ciao. Ciao, ragazzi. Ad aprire l'incontro è Emanuele Cerciello, presidente della circoscrizione Gorarella. Casini, è per me motivo di grande soddisfazione oggi riceverti in questa sala. Per la circoscrizione è un evento particolarmente importante che sta richiamando un notevole afflusso di persone. Qual è l'importanza di questo incontro? Dal punto di vista istituzionale è comunque un leader di partito a livello nazionale e anche internazionale. Ricordo Pier Ferdinando Casini che è il vicepresidente dell'Internazionale Democristiana. È comunque un grande prestigio averlo nella sala della circoscrizione che presiedo, appunto. Dobbiamo parlare dei problemi della gente. Parlavamo con Gabriele Bellettini del fatto che ci stiamo avviando a una serie di importanti appuntamenti elettorali. Quali sono gli argomenti su cui verterà la campagna elettorale? Presunti, perché ancora, si diceva per l'appunto, siamo in una fase ancora molto preliminare. Sì, ha detto bene, voteremo in tantissimi comuni della provincia di Grosseto e per la provincia di Grosseto. Gli argomenti sono tanti, sono 60 anni che questa provincia è in mano a giunte di sinistra, l'immobilismo che le giunte di sinistra hanno contraddistinto in questi 60 anni, tutta la provincia e gran parte di questi comuni dove andremo a votare, quindi leitmotiv, diciamo, della campagna elettorale sarà il grande rinnovamento delle classi dirigenti, anche delle istituzioni. Sì. Dobbiamo parlare dei problemi della gente. Un'opinione sulla riforma Gelmini e sui tagli del governo Berlusconi alla sanità. Beh, guardi, probabilmente ci voleva un po' più di moderazione da ambo le parti, quindi probabilmente poteva essere migliorata la legge Gelmini. Dobbiamo parlare dei problemi della gente. Tagliare a monte può risolvere gli sprechi a valle? No, a mio avviso no, assolutamente. I problemi, bisogna vedere innanzitutto che tipi di problemi ci sono, in questo caso i problemi della scuola andavano risolti probabilmente entrandoci dentro ai problemi. Grazie. Dobbiamo parlare dei problemi della gente, perché forse la gente che è qui questa sera ha percepito una cosa che vale più di tutto il resto, delle alleanze, dell'UDC, della PDL, del PD, di Veltroni, di Berlusconi, cioè che qui è in arrivo un uragano di proporzioni gigantesche e che questo uragano è partito sul... spazzatura finanziaria che era stata architettata da personaggi senza scrupoli e da manager super pagati, e questo tipo di bufera prima ha toccato l'economia finanziaria, ma oggi è destinata a toccare l'economia reale, il che significa che forse a Natale ce ne renderemo conto relativamente poco, ma sicuramente a Pasqua ci renderemo conto della situazione che abbiamo davanti, e questa situazione richiede alla politica serietà, tempestività, decisione. Le nostre domande all'onorevole pescano a caso tra alcuni dei temi di scottante attualità. Piacere, dimmi, fratello. Onorevole, lei nel suo intervento ha parlato di diversi argomenti. La dialettica tra il ministro Gelmini e gli studenti universitari si può ricomporre? Ma si deve ricomporre, perché uno scontro oggi non porta da nessuna parte. Bisogna tenere presente che il merito va valorizzato, i voti sono giusti, i grembiuli forse pure, le sedi universitarie vanno riordinate, i corsi di laurea non sempre sono indispensabili, tutti, però c'è un però. Se questa politica poi cozza contro i tagli di Tremonti, indiscriminati contro tutto e tutti, lei capisce che il problema non è più la Gelmini ma è Tremonti.
Per quale motivo il governo Berlusconi con l'attuale finanziaria sta prendendo dei provvedimenti che sono altamente impopolari? Ma questo lo deve chiedere a Berlusconi. È una sua opinione personale. Io penso che serva una verità e una serietà. Verità, cioè dire agli italiani la condizione drammatica che la crisi economica ci comporta. La serietà, non procedere più con spot. Quando sento che Tremonti dice che c'è un piano di 80 miliardi, dico che 80 miliardi è il 5% del PIL, sono 4 finanziarie, neanche se svaligiasse tutte le banche d'Europa avrebbe 80 miliardi, per cui siamo seri, ci dica quello che si può fare, quel poco che si può fare, e facciamolo per le famiglie, per gli anziani, per le imprese e anche un piano sulle grandi infrastrutture. Sul lodo Alfano la situazione è chiara a tutti. Ma la principale giustificazione adotta dal governo è che il lodo è buono perché in caso di provvedimenti giudiziari nei confronti delle alte cariche dello Stato, l'azione del governo verrebbe congelata. Se questo potrebbe essere vero per i presidenti di Consiglio, Camera e Senato, che per la precisione dovrebbero essere puliti e non immunizzati, non è vero per il Presidente della Repubblica, carica di natura formale e rappresentativa. Un procedimento a suo carico non bloccherebbe l'attività del governo. L'estensione del lodo al Presidente della Repubblica insinua il dubbio che si sancisca l'immunità per una carica rivestita ad oggi da una persona che non ne ha affatto bisogno, ma che potrebbe essere utile al successivo capo dello Stato, immune per altri 7 anni, salvo rielezione. In sintesi, una sua opinione personale sul lodo Alfano. Per quale motivo è stato esteso, oltre alle principali cariche dello Stato, anche al Presidente della Repubblica? Voglio dire che se c'è un'azione giudiziaria a carico del Presidente del Consiglio, questo può bloccare l'azione di governo, ma a carico del Presidente della Repubblica no. Per quale motivo? Ma insomma, guardi, noi ci siamo astenuti per svelenire il rapporto tra politica e magistratura, però non era certamente una delle priorità del governo. In questa terra è in ostaggio, non basta il coraggio. Sul caso di Eluana Englaro, l'approccio cristiano è ingannevole, dando per scontate non verità scientifiche, ma certezze non dimostrabili, come la pertinenza esclusiva ad un Dio del diritto di dare e togliere la vita. Questa impostazione del problema dà una risposta parziale ai soli credenti, lasciando disattese le istanze di tutta la popolazione nella loro complessità. Il caso, invece, impone un duplice approccio. Una cosa è il rispetto scontato per la vicenda personale dei familiari. Altra cosa, che ci premeva chiarire, è la questione di etica generale, la cui soluzione potrebbe portare ad una conseguente e coerente legislazione sul fine vita, allontanando lo spettro dell'eutanasia, qualora essa sia concepita distinta dall'omicidio-suicidio. Lei ritiene che Eluana Englaro sia una persona morta, viva, e se è viva è vita umana e quindi degna di essere mantenuta? Guardi, fin dall'inizio di questa vicenda ho detto che rispettavo il dolore dei familiari e non volevo banalizzarla con dichiarazioni dei politici. Sì. Io credo che la vita umana vada rispettata sempre, mi rendo conto che c'è bisogno di una legislazione sul fine vita. Vorrei lasciare in Ma questo quella momento. Quella è vita umana? Vorrei lasciare al dolore suo e dei familiari questa vicenda. Ponendo l'accento sulla questione personale, si glissa sulla questione etica che viene completamente annullata. Concludendo in buona pace, le domande serie a cui questa classe politica deve rispondere sono ancora troppe, poche le risposte, molte le questioni delle quali la classe dirigente deve rendere conto, tanta la fretta per gli impegni, ma si sa. Il traffico è la vera piaga del terzo millennio, specialmente là dove di autostrade si parla e basta, e dove infrastrutture e viabilità sono solo un buon argomento di conversazione e un eccellente impegno assai propagandato in fase di campagna elettorale. Scusandomi ancora del ritardo dovuto al traffico. No, ho finito. Ho finito perché ho capito dopo tanti anni di attività politica che se si sta sulla mezz'ora, tre quarti d'ora, la gente gradisce. Se si sta sull'ora, a condiscendere, se sei più proprio. La Chiesa chiede diritto di parola, sventolando
la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. E poi che cosa fa? Va a negare quegli stessi diritti fondamentali a chi non si allinea alla sua dottrina in nome del suo diritto canonico. Dov'è lo Stato laico? E nonostante tutto gli continuiamo a dare dei soldi, un 8 per 1000 che ogni anno gli frutta dai 2 ai 5 miliardi di euro, dei quali solo il 19% va in opere di carità, il resto non si sa che fine fa. Anzi, mi permetto di sottolineare un particolare che lo stesso Massimiliano Iervolino, il 17 dicembre, nell'aula del Campidoglio, ha sottolineato: molti di quei soldi finanziano le campagne elettorali di molti onorevoli allineati con la Chiesa.